cosa fatta contro una donna in qualsiasi luogo è fatta contro tutte le donne. E veramente mi è sembrata una cosa illuminante pensare che noi qui abbiamo una situazione di grande difficoltà, femminicidio, violenza a cui assistono i minori, violenza sui minori, stupri, eccetera. Non ci rendiamo conto che ci sono delle persone là fuori, nel mondo, in altri stati, persone donne che vivono, e persone anche appartenenti naturalmente all'altro emisfero LGBT, che vivono delle situazioni talmente estreme che noi non possiamo neanche immaginare. Pensate che ci sono più di 600 milioni di donne che vivono in paesi dove la violenza contro la donna non è considerata violenza, neanche lo stupro lo è considerato. Quindi è veramente una dimensione particolare. Comunque anche l'Europa non è che sia meglio. In Europa una donna su tre dichiara di aver subito violenza prima o dopo nella sua vita, di qualche genere. Una donna su 10 è stata stuprata o ha avuto delle violenze, diciamo, legate al sesso in qualche modo, da persone estranee al nucleo familiare, quindi prevalentemente sconosciuti. Una cosa molto, che mi ha molto colpito è stata che in Europa, ad esempio nei paesi del nord Europa, la violenza sulle donne è una cosa molto diffusa, molto più di quello che pensiamo. Però lì forse subentra un'altra cosa. Paesi come l'Italia, principalmente l'Italia, però tutta la fascia mediterranea, c'è questa omertà diffusa, no? Che fa parte della cultura, per cui una reticenza a raccontare, a dire. Quindi forse in realtà questa disparità, cioè il fatto che il sondaggio riveli più violenza nel nord Europa, probabilmente in realtà è dovuta a questa cosa. Ora l'Europa, insomma, si è attivata, come hanno detto anche varie altre persone che hanno parlato prima di me, c'è questa convenzione contro la violenza sulla donna, cosiddetta di Istanbul, che insomma tutti i paesi europei devono ratificarla, devono recepirla. E per quanto riguarda il resto del mondo, io ho visto che i paesi dove per una donna è davvero pericoloso vivere sono al primo posto l'Afghanistan. Pensate che in Afghanistan appunto la lapidazione per adulterio fa parte della legge proprio, no? E il Pakistan, il Congo, l'India e la Somalia, per motivi differenti. In Afghanistan una cosa che desta molta preoccupazione, per esempio, anche nei processi riguardanti le donne, credo che stiano vicini a vietare la testimonianza da parte di parenti delle donne, per cui è una cosa gravissima. Ancora alcune cose che vi volevo dire su queste. Allora, le signore psicoterapeute che hanno parlato, che hanno fatto quella bella presentazione, hanno indicato molto chiaramente quelle che sono le spese sociosanitarie, e anche l'ultima slide diceva di perdita di giorni lavorativi o di attività lavorative, anche quello è quantificato, no? Però la cosa interessante è che se queste perdite corrispondono a 17 miliardi di euro e gli stanziamenti invece che provengono prevalentemente da quel DDL di cui vi ha parlato Alberto stanno tra i 7-10 milioni di euro, allora vuol dire che si spende veramente troppo poco per questa cosa, perché noi dobbiamo cercare di limitare i 17 miliardi di euro con 7 milioni di euro. E la stessa cosa rapportiamola al Lazio, perché di quello io mi occupo, no? Nel Lazio, sulle stime della popolazione, si può dire che grosso modo ci può essere 1,5 miliardi, diciamo, tra 1,5 miliardi di spese, tra spese sociosanitarie, spese di giustizia per gli avvocati, per assistenza psicologica, centri antiviolenza e per perdita appunto di ore lavorative, di attività imprenditoriali, servizi sociali. Sono spese enormi. Quindi facciamo conto tra 1,5 miliardi, e lo stanziamento che ci deriva da questa nuova legge approvata parla di 1 milione. 1 milione di euro l'anno. Quindi anche qua insomma c'è più o meno la stessa disparità. Allora, cosa dire di questa proposta di legge? Io assolutamente non voglio andare nella polemica, anche perché su questo c'è, a differenza di quello che ha detto. Sì, ma poi lui ha detto ci sono delle cose positive. Questa, cioè, per noi è proprio carta straccia, nel senso che d'accordo con alcune persone del centro-sinistra, tra l'altro, abbiamo detto che non si doveva fare un'operazione di questo genere, perché la legge vigente, che non mi ricordo se era la 94, comunque era una legge buona, già fatta discretamente, che necessitava però di alcuni aggiornamenti, si poteva procedere in quel modo, facendo una legge di tipo emendativo, no? Con dei piccoli emendamenti,
modificare e arricchire quella. Invece si è voluta fare una cosa ex novo, che in realtà poi se si va a leggerla è un manifesto di marketing, possibilmente da far passare entro l'8 marzo, cosa che puntualmente è avvenuta. Infatti noi siamo qua e stiamo a parlare di questa legge, il che ci va anche bene, però la cosa sconvolgente che è successa, e non ce l'aspettavamo dalle persone presentatarie, perché sono delle persone che di violenza di genere, di tematiche di genere, capiscono anche parecchio, è stata che il centrodestra, soprattutto nella persona di una collega Tarsia, che lei è molto, poi voi la conoscete, no? Perché passate vicende, lei porta molto le istanze della Chiesa Cattolica, quindi immaginatevi un po', ha fatto centinaia di emendamenti e alla fine da sola, praticamente spalleggiata dai colleghi di centrodestra, Soracio, Abruzzese, tutti questi qua, è riuscita a portare a casa dei risultati sconvolgenti. Per noi questa è la legge Tarsia. Questa è la legge Tarsia. Pensate, come è cambiato il titolo di questa legge? Il titolo originale era Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne. Questa legge è diventata, aspettate perché ce lo dovrei avere qua, allora, non so se adesso vi ricordate quello che vi ho detto, riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. Quindi insomma qualche cosina è stato stravolto. Diciamo che nel testo della legge quasi tutte le volte che è menzionato il genere in senso lato è stato sostituito con le parole uomo-donna. Ed è una cosa che non solo è contro le politiche di genere che sono stabilmente definite tali, ma è contro la normativa, per esempio, internazionale. Ma vi immaginate nel Regno Unito parlare di men, women, violence, discrimination, invece che parlare di genere? Sembra una cosa proprio anacronistica, eppure è successo. Poi l'osservatorio, che è diventato un osservatorio invece che essere sulla violenza di genere, è diventato una violenza sulla donna, eccetera, eccetera. Numerose altre cose che noi hanno spinto, questo per spiegarvi che abbiamo votato contro, poche parole. Noi e un altro collega del centrodestra che non si è sentito di procedere con un voto positivo, e la stessa Tarsia si è dichiarata non completamente contenta e si è astenuta. È una legge Tarsia, però lei si è astenuta. Ed è pazzesco. Poi vabbè, il tempo è tiranno. Allora, l'ultima cosa che vi posso dire è che magari possiamo parlare invece della legge che abbiamo presentato noi, ed è la nostra prima legge presentata, che risale a giugno, che è la proposta di legge regionale 44, e si intitola Misure contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere e per la tutela dei diritti derivanti dalle convivenze affettive. Quindi questa è una legge che va a toccare due punti importanti. Allora, la prima è quella contro la violenza di genere e in particolare anche l'omofobia e le violenze contro tutte le persone che appartengono alla categoria LGBT, più le altre categorie che dicevamo, che poi non so se qui erano gli intersex. Sono già contemplati in quelle categorie. L'intersex non è propriamente ermafrodito, ma contenta, ci sono variazioni genetiche. Quindi la prima parte è tutta sulla prevenzione e sul combattere la violenza e questo tipo di discriminazioni, e su formazione, temi sociosanitari, lavoro, imprese, comunicazione e cultura. E la seconda parte è sul registro degli unioni civili, registro delle unioni civili. Ecco. Per cui questa cosa è importante perché ci sembra una violenza il fatto di dover riconoscere, di negare dei diritti a delle persone, diritti di qualsiasi tipo, che siano quelli di base, di una convivenza affettiva, che siano quelli di lavorare, di operare, di studiare in un ambiente che non è consono e comunque combatte le persone in base al loro genere, in base alla loro identità sessuale, identità di genere, eccetera. Per cui anche questa è una forma di violenza, anche se non si esplicita, insomma, e poi vabbè, se ci fossero delle domande, non so se non abbiamo tempo. Le domande a seguire.
seguire perché abbiamo un intervento invece molto importante anche